nuova puntata di Attenti a quei due. Che partenza lenta con Lidano Grassucci e Francesco Misciscia. Sei Beh, triste oggi? è vero, lenta perché non siamo abituati alle belle notizie e oggi invece parliamo delle No, belle a parlare di notizie. belle notizie noi vogliamo dire che non siamo Menagrami né siamo sponsorizzati dall'IFAL, per cui cerchiamo di dare buone notizie finalmente. E poi così Coletta respira, vai. Sì, oggi non parliamo di Coletta, quindi Coletta respira. un respiro lunghissimo, oggi siamo buoni. E parliamo di Don Gianni Checchinato, che è diventato arcivescovo. Poi abbiamo il vigile Fabrizio, ormai Ah, ha quindi oggi è proprio come il libro cuore. libro cuore, libro cuore. Siamo buonissimi. Beh, è anche un tono evangelico. Così, rassicurante. Secondo me stai prendendo i voti. Ma io da piccolo facevo il chierichetto. Ah, si vede. Si nota assolutamente. No, insomma, Don Gianni Checchinato, è il terzo vescovo che esprime questa provincia. Sì, ma soprattutto gli ultimi due, lui e Don Felice Accrocca, che vengono sempre dalla diocesi di Latina, Lambiasi. sono Lambiasi prima, sono espressione di un percorso molto breve nel tempo. La prova che la Chiesa, il tessuto sociale della comunità pontina non sta fermo, a differenza di quanto sembrerebbe se leggiamo soltanto le cronache politiche e soprattutto le cronache giudiziarie. In realtà c'è del buono in Danimarca, in questo caso c'è del buono a Latina. Latina. Solo che non lo apprezzano, nel senso andrebbe messo in circuito queste virtù. Perché probabilmente ce lo aspettiamo perché ci spetta di diritto, o forse non diamo peso ad una cosa così importante. Cioè, voglio dire, quando viene espresso un vescovo. C'è il Papa direttamente che decide chi è che fa vescovo e chi non fa vescovo e dove va. Quindi vuol dire che c'è una presenza della. Secondo me c'è la paura dell'eccezionale e la paura delle cose fuori dall'ordinario, perché se la società politica, la società che noi raccontiamo tutti i giorni è mediocre, e quindi c'è paura di confrontarsi con realtà che invece mediocri non sono, come il caso che tu hai citato, ma l'episodio del Vigile del Fuoco Fabrizio Cautadella. è che insomma, si rende protagonista facendo il suo dovere di un'azione che poi ha avuto. Sai, l'Italia è un paese che c'è sempre bisogno di eroi, no? Perché noi facciamo sempre delle cose straordinarie perché il sistema secondo noi non funziona mai. In realtà lui è figlio stava lì per conto del sistema, della protezione civile, stava facendo il suo lavoro, però oggettivamente è un'icona positiva in termini di speranza, perché lui è riuscito Sì, a tirar però fuori da una tragedia tre delle bambini, persone che però al di avevano là del fatto che difficoltà. comunque lui appartiene ai Vigili del Fuoco, per lui è diventata un'icona perché è di Latina, della provincia di Latina, Sì, ma lavora lì, appunto, quindi è un motivo di vanto. ma soprattutto ti dimostra che c'è gente che nel silenzio, noi raccontiamo queste cose eclatanti, no? Olimpia, Tiberio, fucilazioni, morti ammazzati, e non raccontiamo invece questa foresta di persone che sanno ogni giorno, crescono e fanno il proprio dovere e che poi hanno dei risultati eccezionali. Don Gianni ne è un esempio, ma anche il vigile che facendo il proprio dovere fa qualche cosa che lo mette in mostra rispetto agli altri. Ci abbiamo paura di raccontarci delle cose eccezionali. In altri contesti se avremmo sentito parlare tanto, riflessioni, ragionamenti anche culturali su questo Però è anche vero piano. che la Chiesa è più silenziosa. Sì, perché sono abituati, perché sanno che il rumore non gli dà di conto. Però anche più rigorosa nello scegliere sta più nel profondo della società e quindi ne percepisce prima i mali, ma ne esce prima trovando le virtù. E quindi a mio avviso questi esempi che abbiamo fatto dovrebbero introdurre un elemento che nella nostra politica non c'è, nella nostra città non c'è, che è la speranza. Invece c'è questa mediocrità diffusa che ci fa essere tristi. Oggi tu hai preso la faccia con quella tristezza che è figlia di questo mondo in cui Mi ci sono abbiamo ora dei dubbi. immedesimato. Sì, sei anche Alla pure prossima scurò. volta.